Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Siamo con un nuovo episodio della guida per l'asta Fantacalcio 2019-2020. Sostenete anche questo video con tanti like. Ringrazio tutti coloro che si stanno anche iscrivendo. Mi raccomando, non perdetevi nessun video, anzi andate in caso a recuperare quelli vecchi, anche quelli delle scorse estati, perché sono molto utili. Anche sul regolamento ci sono varie serie molto utili. E ringrazio anche coloro che si stanno abbonando per sostenere anche il canale dal punto di vista economico, e ci saranno anche molti vantaggi che trovate appunto spiegati cliccando nel tasto abbonati. Detto questo, vi ricordo di passare anche dai link in descrizione, i miei social, il canale Telegram dove ogni tanto farò qualche sondaggio interessante. Insomma, trovate tutti i link qua sotto. Oggi di cosa parliamo? Parliamo delle leghe numerose, ovvero da 8 o più partecipanti. Diciamo che la lega 8 è ancora abbastanza equilibrata. Da 10 o più partecipanti, 10 e 12, iniziano a essere un po' numerose, ecco. Cosa cambia tra una e l'altra? Ovviamente la qualità dei giocatori che andrete a prendere in determinati slot. Infatti la distribuzione dei giocatori top, semi top, così via, sarà un po' più complicata, si andranno a distribuire di più e quindi non avrete questo squadrone in generale fantacalcio. Poi ovviamente dipende dall'esperienza dei fantallenatori che partecipano al fantacalcio e ovviamente da come si evolve l'asta. Una cosa importante però ragazzi, alcuni di voi giustamente mi hanno detto: Carmi, l'anno scorso avevi detto che le percentuali diciamo non le ami, non si dovrebbero utilizzare. È vero ragazzi, io odio le percentuali, però perché le stiamo utilizzando per questa strategia? Soprattutto il video sulle direttive base è molto importante, perché io quando mi preparo per un'asta, è vero che devo prepararmi delle strategie, quindi mi preparo una strategia 1, un'altra strategia, un'altra ancora, e poi durante l'asta decido in base a come si evolve l'asta, perché lo sappiamo è imprevedibile, quale seguire o quale mi conviene seguire in quel momento per creare la squadra più forte possibile. Ok, quindi io non devo stabilire delle percentuali e seguirle con i paraocchi in maniera rigida, assolutamente no. Me ne preparo diverse, così durante l'asta so quale strada seguire per creare la squadra più forte. Ok, detto questo, allora oggi mi baserò soprattutto su due scelte, perché le altre le analizzeremo poi in altri video. Ci sarà uno sul modificatore di difesa apposito, uno su apposito su CR7, che devo farci un video a parte, poi capirete il perché. Oggi ci basiamo su due scelte: la scelta del portiere forte e la scelta invece dei portieri ben abbinati. Perché queste scelte un po' condizionano anche il resto del fantacalcio? Adesso lo vedremo. Io vi ho preparato due strategie, se non sbaglio. Allora, vediamo un po', ecco qua. Allora, questa ragazzi è la strategia con il portiere forte, che conviene ovviamente. Qua ci sono giustamente molti che mi hanno detto: Carmi, io un attimo, se non sbaglio mi si è sballato forse il green screen, vediamo se riesco a sistemarlo. Ok, così dovrebbe andare, c'è un piccolo sfarfallamento. Ok, dovrebbe andare. Dicevo, molti giustamente dicono: io voglio prendere il portiere forte perché comunque rispetto agli altri è come se facesse un assist in più subendo pochi gol, oppure ho l'imbattibilità in porta, quindi devo cercare di accumulare più bonus già con il portiere. E ci può stare la scelta di puntare sul portiere forte. Io, come vedete qui, mi sono basato su una media, perché in fantacalcio diciamo con gente esperta un top, veramente top, un Handanovic, un portiere della Juve, si pagano quasi il 10%, a volte ci si arriva anche al 10%. Il prezzo giusto però sarebbe ad esempio un 40 crediti su 500, quindi circa appunto un 40 crediti su 500 dovrebbe andare bene, quindi un 80 su 1000 è il prezzo giusto. Quindi ho messo qui 90 e 45, quindi che è il prezzo che intermedio tra il prezzo massimo comunque che andrei a spendere e il prezzo che comunque di solito si trova all'asta, e il prezzo giusto, ok, più gli altri due slot a 1. Ovviamente il secondo slot io consiglio sempre di prendere il secondo portiere, di quello forte, a meno che non ci sia l'opportunità di prendere portieri forti a 1, ma è difficile. Di solito appunto avranno sempre qualche credito e non conviene investirli, perché comunque utilizzerete sempre il portiere del vostro top. E il terzo slot invece dipende, potrebbe essere uno scarso
preso a uno che poi potrete magari rivendere all'asta di riparazione per la sua quotazione, quindi già ci farete dei crediti, oppure potrete utilizzarlo all'occorrenza se magari vi sentite di utilizzarlo, oppure il terzo slot, ovvero il terzo portiere di quella squadra, quindi a pacchetto unico. Questa cosa conviene forse quando ci sono, tipo l'anno scorso, il portiere del Napoli, che ogni tanto giocavano praticamente tutti e tre. Quindi per questo tipo di squadra, anche nella Juve, volendo ci può stare il pacchetto unico. Per altre squadre, tipo Andanovic e Padelli, potete prendere anche il terzo portiere, cioè il portiere di un'altra squadra scarsa, magari titolare. Passiamo alla difesa. A questo punto abbiamo speso quindi tanti crediti, 47 su 500 e 94 su 1000. Sono tanti, ragazzi, quasi il 10%. Dovremo quindi il 9% super giù per i portieri, dovremmo cercare di mantenerci, come vi ho detto l'altra volta, sotto il 20% complessivo insieme alla difesa. Qui, come vedete, ho distribuito un po' i miei crediti, non sono andato a prendere nessun top di difesa. Ovviamente chi ha il modificatore di difesa, qualche credito in più qui invece lo andrà a investire. Però ragazzi, in genere io cerco di costruire una difesa abbastanza buona. Considerate che l'anno scorso intorno ai 10 crediti su 500 ci andavate a prendere i vari Izzo, Ansaldi, Atebur. Comunque erano giocatori che ti costavano 10-12 crediti. Comunque super giù avevano prezzi buoni e comunque hanno reso abbastanza bene. A 5 o meno crediti ci andavate a prendere un Di Lorenzo. Quindi buone scommesse a poco si vanno a prendere. Come vedete però ho messo negli ultimi slot un'indicazione: titolari scarsi. Cosa vuol dire? Vuol dire magari titolari di anche squadre scarse, cioè nel senso di bassa classifica, che okay, l'importante è che siano titolarissimi. Vi servono due proprio da prendere a uno, che vi possano giocare sempre, perché è fondamentale non giocare in 10 uomini. Quindi se andate a prendere due slot a pochissimo ma che giocano sempre, siete a posto, siete coperti. Gli altri invece magari giocatori che vi possono rendere anche abbastanza bene dal punto di vista di valutazioni e di bonus. Passando al centrocampo, quindi ci siamo mantenuti all'interno del 20%, adesso vediamo come gestire il centrocampo. Qui ragazzi, come vedete, non ho messo nessun vero top a centrocampo, qui non li ho scritti perché voi non dovete seguire queste percentuali per forza, ragazzi, dovete seguire l'andamento più che altro, cioè il modo in cui viene formato il centrocampo, cioè basso costo in panchina, ben distribuito diciamo per quanto riguarda i titolari. Come vedete, come ultimi slot ho messo una scommessa, ci sta sempre a centrocampo prendere una scommessina, quel giocatore che vi sentite qualche sensazione positiva su di lui, e il titolare scarso anche qui, cioè uno titolarissimo di una squadra che magari non è uno che vi porterà chissà quanti bonus, ma che gioca praticamente sempre più di 30 partite l'anno, mi raccomando, e che voi utilizzerete per questo, per metterlo magari in panchina, non lasciarvi in 10 uomini, e quindi potrete, vi sarà utile all'occorrenza in casi di emergenza, va bene? Ovviamente questa distribuzione, come vedete, non è, voi potete gestirla in maniera diversa, potete mettere ad esempio qua 25, qua 20, insomma potete utilizzarli come volete, gestiteveli voi. L'importante è che nel caso in cui voi andate a prendere qui uno molto forte, cioè uno dei top veramente, che vi costa quasi 70 su 500 o quindi 140 su 1000, capite bene che questi 30 crediti che togliete su 500 li togliete ovviamente un attaccante. Ora qui, ragazzi, è importante, perché io preferisco più una strategia così, cioè che non punta molto sul vero top del centrocampo, perché io preferisco avere una certezza in attacco in più piuttosto che una certezza a centrocampo. Perché se voi andate a prendere una certezza, che per certezza si intende un centrocampista che vi dovrebbe fare una decina di gol almeno, quindi in doppia cifra, che certezza non è, perché al fantacalcio certezze non ce ne sono, io sinceramente preferisco andarmi a prendere un giocatore che comunque mi può fare un buon numero di bonus, andare a selezionarli bene e questi 30 crediti andarli a investire su un attaccante che quella doppia cifra, quei 10-15 gol me li può assicurare maggiormente, ok? Quindi io cerco di concentrare quei crediti sull'attacco proprio per questo motivo. Preferisco una certezza in più in attacco piuttosto che a centrocampo, perché a centrocampo è un po' più altalenante la situazione, e in più non è che quasi mai ho visto centrocampisti fare più di 20 gol. Solo un caso c'è stato, quello di Mertens, che era diventato praticamente capocannoniere con Zeko, però perché era selezionato come centrocampista dalla redazione, non tanto perché era effettivamente un centrocampista.
Poi passiamo quindi all'attacco. Come vedete ragazzi, qui mi sono mantenuto molto basso con la panchina, proprio perché abbiamo speso troppo per l'attacco. Come vedrete nell'altra diciamo strategia sono meglio distribuiti i crediti. In attacco qui ragazzi mi sono basato sulla strategia semplice, 30% circa per il top. Un top a 150 crediti su 500 lo prendete, magari non prenderete il migliore, ok? Ma magari un immobile quest'anno a 150 lo prendete ed è buono. Gli affiancate un semi top, quindi una che magari potrà essere, io vi consiglio una punta che possa comunque farvi 15 gol almeno. E poi vi ho messo un PC forte che vi può costare 40. Cosa significa un PC forte? Cioè, più che altro un PC titolare, che quindi dovrebbe essere titolare, magari rigorista se riuscite, quindi una sorta di Piontek dell'anno scorso. Se vogliamo, ci potrebbe essere un Pavoletti. Ecco, un Pavoletti potrebbe andare bene. Quindi questo tipo di attaccanti come terzo slot sono perfetti. Quarto slot gli ho messo un Jolly, cioè un giocatore che potete inserire spesso come terzo attaccante. Non è detto che debba essere un'altra punta centrale, può essere anche una seconda punta, un'ala offensiva che vi possa portare molti punti buoni e che potete utilizzare all'occorrenza nelle partite soprattutto facili. Poi ho messo anche qui un titolare scarso, cioè per scarso ragazzi, quando scrivo scarso si intende ovviamente uno di squadra di bassa lega magari, però che sia titolarissimo e che quindi non ve lo rilanciano comunque troppo. E poi una scommessina. La scommessina ci può stare come ultimo slot, un attaccante che magari è di bassa lega ma che avete sensazioni positive su di lui, ci può stare come ultimo slot. Ovviamente se vi lasciano a uno qualche credito anche giocatori migliori, lasciate stare le scommessine, andate a prendere quelli che vi danno più sicurezza. Detto questo, vediamo un po' la differenza con l'altra strategia, quella con poca spesa per i portieri e quindi una strategia un po' più meglio distribuita in avanti. Allora andiamo a vedere. Io come spesa, ragazzi, qui ho messo circa 21 crediti su 500. Perché? Perché in genere comunque non dovrebbero costare intorno ai 10 portieri da poter abbinare, si intende ad esempio coppia Genoa-Sampdoria. Io mi baso sempre sulla griglia portieri, cioè perché ovviamente vi ho spiegato già come funziona la griglia portieri. Bisogna avere spesso un portiere che gioca in casa, dove una squadra in genere subisce meno gol. Quindi cercate di abbinarli in questo modo. L'alternativa potrebbe essere andare a prendere uno di seconda fascia, quindi che vi costa poco sotto i 20 crediti, e poi uno, altri due low cost. Però ragazzi, ci può stare come scelta, però l'abbinamento, se riuscite a farlo bene e con sotto i 20 crediti addirittura, potrebbe essere un colpaccio. Per i fan allenatori più esperti, una lega molto equilibrata, potrebbe essere un po' più alto il costo sopra i 25, però già lì non so se conviene tantissimo, perché ovviamente vi avvicinate al costo di un top, tanto vale prendere un top. E a proposito di top, ho dimenticato una cosa: attenzione ai portieri del Napoli, perché quest'anno hanno davanti Manolas, Koulibaly, potrebbero costare comunque meno di Handanovic o dei portieri della Juve, di Szczesny, Buffon, e quindi i portieri del Napoli potrebbero essere il vero affare. Dicevo degli abbinamenti, quindi con questa spesa in meno possiamo distribuire molto meglio ragazzi negli altri slot. Come vedete ad esempio qui ho uno slot in più a 10, quindi mentre prima erano 4 su una media di 10 crediti, adesso ne ho 5. Ovviamente ragazzi possono essere uno 15 e l'altro 5, possono essere 8 e qualcuno in più. Quindi cercate voi di seguire questa sorta di andamento e gestire voi i crediti. Poi ovviamente qui mantengo sempre i titolari e scommessa negli ultimi slot, però anche qui a centrocampo come vedete è gestita meglio, ve la posso anche confrontare immediatamente se riesco. Come vedete quinto e sesto slot qua raddoppia ragazzi, praticamente insomma è una distribuzione migliore per quanto riguarda il centrocampo. Non ho modificato l'attacco perché mi sono mantenuto semplicemente sul rendere più equilibrata la rosa, ma in teoria potrei mantenere questi slot quasi uguali e migliorare l'attacco, ma l'attacco al momento gestito così potrebbe già andare bene. Ovviamente ci sono tantissime altre strategie, cioè distribuzione diversa dei crediti in attacco, quindi senza andare a prendere il top. Ma di questo ne parleremo più avanti, perché la scorsa stagione ha influito molto su sensazioni diverse e strategie diverse, quindi ne potremo parlare in qualche video apposito, ma per il momento queste sono le strategie
standard da poter utilizzare, che vi creeranno delle rose buone per un fantacalcio a 8, a 10, in teoria anche a 12, solo che a 12 dovrete essere bravi nel prendere più titolari possibili, perché si rischia spesso di restare scoperti, ok? Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per il sostegno, tanti tanti like, mi raccomando ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Soprattutto, ragazzi, mi raccomando, non prendete questi numeri come rigidi, ok? Dovete essere più elastici possibili, valutare anche il vostro fantacalcio, i fantallenatori e i vostri avversari come si muovono, e quindi cambiare eventualmente la vostra strategia in base all'andamento, ok? Mi raccomando, sempre un bel like, passate dal link in descrizione e ci vediamo già domani con un nuovo video, mi raccomando, sempre qui da Carmi Special, alla prossima.